Nell'ottava giornata del campionato di Serie D, Girone F, il Pineto vince e convince per 5-0 tra le mura amiche contro il Vasto Girardi. In vantaggio nella prima frazione con una tripletta di un super Minnozzi. Nella ripresa Cardella scende il poker, Barlafante, poi in cornicia una domenica da sogno. Calcio d'inizio per i padroni di casa, dopo 6 minuti si sblocca il match. Sul traversone Pezzotti conclude sul tap-in, Rapace Minnozzi a sbloccare la contesa e griffare la marcatura personale. Sempre l'ex Tolentino qualche minuto dopo prende palla in un fazzoletto e si gira, conclusione di poco alta sopra la traversa. Ancora i rivieraschi vogliono allungare le distanze. Splendido assist di Minincleri per Cardella, il suo bisturi non trova nessun compagno al centro dell'area di rigore. Il Vasto Girardi prova a rispondere su contropiede. Minchillo, bravo a difendere il pallone, trova Laggia che cerca di beffare Mercorelli che con calma fa suo il pallone. Alla mezz'ora sul calcio piazzato tiro cross di Pezzotti, spinza della quercia che sfiora palo e il raddoppio. Raddoppio che arriva al 35esimo su azione insistita in area. Minincleri cerca Spiragli, Minnozza, Arpiona e Freddo trova la doppietta contro un incolpevole Di Stasio. La squadra del presidente dottor Silvio Brocco affamata vuole il tris. Cardella tocco vellutato e salvataggio sulla linea della difesa altomolisana. L'11 ospite prova a rispondere da calcio d'angolo, svetta Stranieri, pallone fuori di poco. Nel minuto di recupero concesso da Angelillo Di Nola, secondo già ammonito, trattiene della quercia e lascia i suoi in 10. A complicare le cose per lo squalificato mister Prosperi ci pensa ancora una volta Matteo Minnozzi con una splendida tripletta pesantissima e colpo del virtuale KO. Nella ripresa il match vede definitivamente i biancazzurri chiudere la contesa. Cardella su assist di Mesisca, scende il poker. Vasto Girardi con orgoglio non ci sta, guida per Minchillo. Mercorelli tiene inviolata la propria porta. Il numero 10 vuole siglare il gol della bandiera, pallone fuori di un niente. I due tecnici provano sul parziale chiuso tante individualità e soluzioni diverse. Su una di queste Picciollo al debutto va vicinissimo al 5-0. Pokerissimo che arriva con Barlafante che incornicia una domenica da sogno con un grande tracciante che toglie le ragnatele dall'angolo. Il Pineto non pago va un passo prima con Picciollo e poi con Barlafante del 6-0. Nel finale Ciorcelluti punta il mirino di Stasio e super prima sul numero 23. E poi sul tap-in di Esposito non succede più nulla, il Pineto vince e convince per 5-0 contro il Vasto Girardi e pensa subito alla prossima sfida del Riviera delle Palme contro il Porto d'Ascoli. Sì, diciamo che è stata una partita dominata dal Pineto, siamo andati molto bene, io sono contento perché hanno superato quella un po' partita un po' andata male di domenica scorsa e quindi si sono ripresi immediatamente, hanno dimostrato di essere un gran gruppo. Sono contento doppiamente, oltre alla vittoria per Matteo Minnozzi, che avete visto anche voi con 3 gol bellissimi, stupendi, sempre presenti in area al momento opportuno, e questo dà modo a Matteo di riprendersi e ritornare ad essere quel giocatore importante per noi e per la categoria. Ma sì, ma noi alla fine a Fiuggi abbiamo fatto sempre un'ottima prestazione, al di là del risultato negativo, l'ho detto tutta settimana, la prestazione è stata positiva. E forse è stato proprio questo che ha fatto scattare. Sì, abbiamo capito che a Fiuggi la sconfitta è venuta perché è mancata tanta cattiveria da sottoporta. Oggi siamo stati molto bravi a sfruttare le occasioni che sono capitate. Normale che il risultato può nascondere il vero valore del Vasto Girardi, avevo tra virgolette. È una partita molto insidiosa, il Vasto Girardi è una squadra che è molto organizzata, sa giocare a calcio, noi siamo stati bravi a mettere in difficoltà, però fino al 3-0 anche loro ci hanno messo in difficoltà perché hanno dei giocatori di qualità. Sì, beh, è difficile commentare un risultato del genere, però ne prendiamo atto, sicuramente abbiamo commesso degli errori e sicuramente il mister e il suo staff in settimana lavoreranno proprio per correggere questi errori che sono stati commessi oggi. Ripartiamo da questo. Io dico sempre, insomma, che le sconfitte devono servire a imparare. Quindi ripartiamo da questa sconfitta cercando di fare tesoro, come dicevo, di questo risultato e di andare avanti, di ripartire proprio da questo risultato, insomma.